Buongiorno, ciao ciao a tutti, come state? Bentrovati e bentrovate sul canale. Allora, noi abbiamo passato un bellissimo weekend lungo in compagnia del nostro seminarista Luca. È stato piacevolissimo ospitarlo, è stato per noi un grossissimo dono, davvero un grossissimo dono, insieme a tutti i suoi 40 compagni, purtroppo pochi, pochi perché divisi sul triennio, gli ultimi 3 anni sono pochi del seminario di Venegono, ma è stata un'esperienza arricchente, bellissima, emozionante. Io non so se anche nelle vostre città ci saranno le missioni vocazionali, ma se ci fosse l'occasione è un'esperienza che vi consiglio di provare, indipendentemente dalla fede, credetemi, è un'esperienza di dono reciproco veramente stupenda. Ma oggi vi voglio tenere compagnia per poco tempo perché ieri sono andata a fare un giretto in centro a Lecco. Io abito a Lecco. Infatti tutti mi dicono: ma perché dici che vai a Lecco centro? Perché Lecco ha dei quartieri e ogni abitante è molto legato al suo quartiere. Il mio quartiere è quello del Viale Turati. E quindi io quando dico che vado in centro dico vado a Lecco, ma sono a Lecco. Però vabbè, è un modo di dire che hanno tutte le persone che abitano fuori il centro di Lecco, nel circondario, che abitano nei vari quartieri, quindi quando vanno nella zona vecchia, nella zona storica, quella che c'è sul Lungolago, per intenderci, se qualcuno conosce Lecco, dicono io vado in centro. Comunque, vabbè, chiacchieratina. Io sono andata con Lucia a fare un giro in centro. Non vado spesso, anche se è molto vicino da casa mia, perché ho tutto a portata di mano, supermercati, farmacie e quant'altro, e i negozi è meglio che li eviti perché altrimenti faccio danni. E infatti ho fatto danni. Però oggi ve li voglio far vedere, quindi niente di cosmetici, niente di alimentare, niente di detersivi, ma sono andata da Tiger. E sono rimasta sorpresa, non so se in maniera piacevole o in maniera non piacevole, sul fatto che ci fossero già tutte le cose di Natale. Aiuto, siamo a metà ottobre, un po' più di metà ottobre, ci sono già in giro le cose di Natale. Non avevano ancora finito di allestire la vetrina per Halloween. Lucia appunto era andata a prendere qualche sciocchezzuola per la sua serata di Halloween che magari farà con le sue compagne qui a casa. E al che io ne ho approfittato perché generalmente non vado mai sotto il periodo di Natale o anche prima, c'è troppa gente, c'è troppa confusione, non riesco a scegliere, mancano sempre le cose che mi piacciono e invece ero lì e quindi ne ho approfittato. Cosa ho preso? Prettamente natalizi, ho preso una scatolina, vediamo, guardate che carine. Io queste scatole le compro sempre tutti gli anni perché poi ci metto i biscotti che regalo alle mie amiche o i vari lavoretti che faccio. Questa costava 3 euro, molto molto carina. E poi ci metterò probabilmente dei biscotti, mi piace un sacco. Poi ho preso altre due scatolette. Aspettate che qua c'ho qua. Una molto semplice. Questa costava 2,50 euro se non mi ricordo male, ma non ho più neanche. Ho buttato via anche lo scontrino per far sì che nessuno si accorgesse. Però sono fatte molto bene, sono carine anche per metterci dei piccoli pensierini fatti a mano o dei biscotti, insomma, delle cose così. E l'ultima scatoletta, sono lontana dal pacco. Ah no, eccola qua, sciocca. E l'ultima che è troppo bella, con questo Babbo Natale, sono carinissime. Comunque tutte, adesso non ricordo i prezzi, ma il prezzo massimo era 3 euro, quindi non so se 2,50, 2 queste piccole. Quella più grande 3 euro se non mi sbaglio, o comunque su quelle cifre lì sono aumentati i prezzi anche da Tiger. Purtroppo sono aumentati anche lì. E niente, mi piacciono un botto. Poi non è che ho comprato tantissime cose. Poi adesso ve lo faccio vedere. Cosa ho comprato? Guardate qua. Uno specchio perché nel truccarmi io non ci vedo più e poi se mai mi verrà la voglia, cioè la voglia ce l'ho, ma siccome non sono capace di fare il get away, quella roba che io lo dico in italiano, mi trucco con te, mi trucco con voi, mi piace di più detto in italiano, mi piacerebbe farlo, ma io sono una capra nel truccarmi, nel prepararmi, però è una cosa che chissà, magari farò e comunque questo mi serve perché ve lo faccio vedere così, lo specchio è praticamente grande.
e mi serviva. Si appoggia bene, vedete, qua specchia tutto, vabbè, ve lo faccio vedere così, carino, 7 euro, questo l'ho pagato 7 euro, me lo ricordo benissimo. Poi, questo è l'intruso, poi ci sono degli intrusi, perché sono andata lì vicino e ho comprato degli intrusi. Questi sono una confezione. Allora, innanzitutto la scatolina si può riutilizzare e poi ci sono dei bigliettini natalizi con le loro buste. Ce ne sono così, con l'alberello di Natale. Molto carini, mi piace un sacco la grafica che hanno. Uno con la finestrella, cioè uno, non uno, ce ne sono tre per ogni tipo. Guardate che bello. No, sono troppo belli. Dopo, se recupero lo scontrino, vi metto i prezzi sotto. Molto carino anche questo. E belli, belli, belli. Belli, 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 belli. Dopo vi metto i prezzi, vado a recuperarli e vi metto i prezzi. E poi una volta che avete utilizzato i bigliettini, a me piace sempre fare i bigliettini a Natale scritti a mano, decorati, e avete la vostra scatoletta che potete riutilizzare. Molto carino. Poi, cosa abbiamo preso ancora da Tiger? Poi abbiamo preso le robe mangericce, che non possono mancare a Natale. E poi ho comprato da regalare, da aggiungere ai miei regaletti, queste tre matite fatte a decorazione, bastoncino di Natale. Non mi ricordo mai come si dice in italiano, in inglese, comunque a bastoncino di Natale. Sono troppo carine e le voglio regalare insieme a dei pensierini alle mie amiche. Poi, ultime cose da Tiger, questi waffle in cui la Lucia va matta e sono molto molto buoni comunque. Non ci sono dei coloranti artificiali, sono vegetariani. Vediamo se c'è scritto. Non c'è scritto niente, cioè c'è scritto ma io non capisco niente perché è tutto in. Vabbè, comunque sono troppo buoni. E poi gli immancabili, immancabili, immancabili biscotti di Natale, che sono con lo zenzero. Dov'è che l'avevo letto? Biscotti di Natale, che casotto. Anche qua italiano, non c'è italiano, inglese. Vabbè, galette special de Nadal. In spagnolo, comunque sono dei biscotti di Natale speziati, simili a quelli che ci sono all'IKEA, con lo zenzero, la cannella, il chiodo di garofano e la melassa. Sono fantastici. Noi quando questi li apriamo, ragazzi miei, sono molto pericolosi. E poi Lucia si è voluta comprare le caramelle frizzantine, quelle che scoppiettano in bocca da mangiare a Halloween. Poi, fuori, proprio in faccia al nostro Tiger, c'è IBS, e la Lucia doveva andare a comprarsi una squadra per la scuola, e questi secondo me sono un'idea carinissima da regalare o a delle ragazzine. Ma allora, io ho fatto finta di regalarlo alla Lucia, diciamocelo molto chiaramente, ma questo ovviamente lo tengo io, lo teniamo a noi. Sia a me che alla Lucia piace molto acquistare i libri che fanno riferimento a dei romanzi o a dei film o a dei cinema o a delle serie TV, dove poi contengono le ricette e ci raccontano, mentre raccontano un po' la storia del libro originale, le ricette. E questo è In cucina con Mary Poppins. È bellissimo. Racconta praticamente nei vari. Allora, vi leggo il retro della copertina. Che guaio! Il signore e la signora Banks stanno per partire, proprio quando la cuoca di famiglia è costretta ad andarsene per curare i nipotini malati. Che fare? Mary Poppins non ha dubbi, cucinerà lei con l'aiuto dei bambini. E così la tata e i piccoli Banks prepareranno per ogni giorno della settimana un menù speciale, dallo Yorkshire pudding cucinato con Mrs. Curry, 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 boh,
alla Charlotte di Mele con l'ammiraglio Boom, cioè tutti i personaggi che ci sono nel film di Mary Poppins, Harry Potter, perché poi abbiamo visto un sacco di cose di Harry Potter. Al pollo arrosto con la donna degli uccelli, tanti piatti deliziosi da replicare grazie alle ricette contenute in questo libro, per la prima volta pubblicato in Italia. Ecco, secondo me è un regalo davvero carinissimo, costa 14 euro e noi ce lo siamo regalate, io e la Lucia. E poi, siccome ci piacciono i libri di cucina che parlano di altri libri, di ricette, dove ci sono inserite delle ricette, questo non ho potuto fare a meno di questo è mio. Questo è mio. A tavola con Jane Austen, ma non sono neanche più capace di parlare, vabbè, ok. Il cibo nella sua vita e nei suoi romanzi. Ed è la Guido Tommasi Editore, io conosco molto molto bene questa casa editrice, ho praticamente quasi tutti i libri che sono usciti di cucina. Abbiamo comprato anche i libri che fanno riferimento ai cibi e al momento del tè, di quella serie Downton Abbey. Bellissimo ragazzi, cioè secondo me questi libri sono troppo carini, troppo particolari. Questo costa 25 euro, un regalo secondo me azzeccatissimo se avete qualche amica a cui piace cucinare e soprattutto qualche amica a cui piacciono i romanzi e i film di Jane Austen, bellissimo. All'interno ci sono le fotografie con la ricetta, vediamo se c'è. Gelatina alle prugne e pepe pestato da mangiare con gli arrosti. E vabbè, niente ragazzi, cosa vi devo dire? A me queste cose qua mi piacciono un casino. Fagottini perfetti per il picnic. Io l'ho guardato in velocità ieri sera. Sono ricette davvero fattibilissime, molto semplici, però ecco. Fanno poi riferimento ai libri, a qualche spezzone del libro o del film ed è molto particolare, molto interessante. Ultimo swatting mio, vi ho detto, no, che ho ripristinato i miei lobi delle orecchie per i buchi e sono andata in questa catena che c'è a Lecco, ma c'è in tantissime altre città, Bijou Brigitte. Probabilmente la conoscete. Ho trovato questi orecchini che mi piacciono tantissimo, un po' sberluccicosi. Questi costano 19,95 euro. E poi Lucia, che fremeva perché voleva andare da H&M, e poi anche lì abbiamo fatto spese perché ci servivano un po' di cosine. Se vi interessano le spese di H&M, fatemelo sapere che vi faccio uno svuota la spesa delle cose che ci siamo comprati. E adesso aspettate che sono un po' incastrati. Niente, ma che nervoso. Dai, ecco così. Ho trovato la Lucia, li ha visti, questi orecchini prettamente autunnali. Sono troppo carini con i funghettini e volevo già metterli stamattina, ma poi avrei voluto farveli vedere, quindi. E questi costano 9,95. Mi piacciono, questa catena ha delle cosine sfiziose anche per fare regalini alle ragazze o anche per noi, i prezzi sono abbastanza contenuti e se vi iscrivete come mi sono iscritta io perché non sapevo ci fosse la tessera, poi avete il 20% di sconto sul prossimo ordine o addirittura lì in negozio all'acquisto quando fate la tessera, insomma, carino, mi piace. No, mi sono dimenticata due cose, aggiungiamole. Allora, non è che ho dovuto, a me piacciono un sacco le cose di cartoleria, penne, pennarelli, matite, matitucce e li compro sempre, mi faccio i miei appunti, mi scrivo le mie note, uno le ho da parte al comodino dove mi segno le cose che mi sogno di notte, le creazioni, i pensieri, oppure anche soltanto un pensiero. Ne ho uno in borsa o nello zainetto sempre perché lo tengo per gli appunti quando mi serve che sono in giro e ne avevo uno quando sono andata a fare il consiglio di classe di Lucia. Ho scritto tutte le informazioni per il verbale perché sono per la 35esima volta rappresentante di classe. Ho fatto rappresentante di classe di tutti e tre i miei figli, di tutte le classi, dalla scuola materna alle superiori, dalla prima alla quinta, tutte. E quest'anno mi è toccato ancora perché non si presenta mai nessuno.
E io sinceramente, avendo avuto due figli di SA, preferisco essere sul pezzo e poter entrare a gamba tesa in maniera educata quando devo intervenire su alcune cose. E quindi vabbè, me la gioco sempre io e un'altra mamma a turno. E niente, avevo scritto tutte le mie belle cosine per il verbale di classe, ho perso. L'ho perso, non so dove è andato, non so se mi è caduto fuori, magari tirando fuori qualcosa dalla borsa, non ho più niente scritto. Quindi l'altra mamma rappresentante è stata gentile che mi ha sostituito nella scrittura del verbale, ma sono dovuta andare a ricomprarmi un'altra agendina. E per stare in tema natalizio ho comprato i pennarellini dorati, sberluccicosi, che mi piacciono un sacco. Hanno la punta un po' grossina, invece Lucia se ne è comprati, ma li ha già fatti sparire quelli tipo gli stabilo box. Stabilo e basta. Che pena, ragazzi! Ecco, vedete, ha la punta grossina, per pitturare. Sono tutti sberluccicosi. Vi faccio vedere, per esempio. Ma voi non lo vedete che sberluccica qua? Loro si vede. Oro e viola, no, sono carinissimi, costavano anche qui una sciocchezza. È caduto, dopo lo recupero. E niente, video in tutta velocità, per farvi vedere i miei ultimi acquistucci in centro a Lecco, e per darvi magari qualche idea, soprattutto per i libri, perché sono davvero molto belli. Se avete delle amiche o amiche delle vostre figlie a cui piacciono questa tipologia di libri, le scatoline le trovo veramente molto carine, dei prezzi contenuti. Se volete fare dei regali manuali o anche soltanto metterci dei biscottini, sono davvero molto molto belle. E lo specchio per il mio trucco e queste belle matitine di Biro. Ce n'erano un'infinità, però non ho esagerato. Ce n'era una con la renna che schiacciavi la penna e ti dava i due pugni in faccia, ma sono troppo carine. Poi magari si rompono subito, però vabbè. Ogni tanto qualche stupidatina la prendo. Va bene, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video e nulla, buona giornata e buon pomeriggio. Ciao a tutti e grazie.